eletta da pochi giorni presidente territoriale della sede Animi di Messina. Sono una liparota e precisamente di quattro vani. Sono figlia di un grande invalido del lavoro. Mio padre lavorava alle case di Pomice e ha contratto malattia professionale, la silicosi. Come mio padre, ci siete tanti invalidi del lavoro che avete sofferto per la mancanza di leggi non applicate. Il mio impegno come presidente dell'associazione Animil è rivolto a tutti gli invalidi, a tutte le vedove e agli orfani che si sono sentiti abbandonati. Il mio primo impegno è stato l'Ipali, perché nonostante manco da anni dalla mia casa, il mio cuore è con voi e con la mia famiglia, che è qua a combattere assieme a voi. Da oggi non vi sentirete più soli. Oltre a me avrete l'Animil, che sarà vicino a voi e vi sosterrà nelle vostre richieste d'aiuto. Ci tengo a dirvi che abbiamo molto da lavorare, perché stiamo attraversando momenti difficili, momenti di crisi economiche senza precedenti, ma abbiamo tutti gli enti preposti che ci affiancano e insieme costruiremo un futuro migliore. Io, insieme al mio vicepresidente Carmelo Cingari, abbiamo incontrato la direttrice del Mio di Messina, il questore, e a seguire ci incontrerà il prefetto e il mio indirizzo. Faremo un convegno all'Ipali dove si parlerà di sicurezza sul posto di lavoro e politiche attive sul lavoro, ricordando anche l'importanza che ha avuto la pietra Pomice per noi. Vi chiedo di crederci, siamo figli delle Eole, dove non tutto è stato facile, ma abbiamo combattuto sempre per i nostri diritti e i nostri riconoscimenti. Rimaniamo uniti e saremo vincenti. Vi ringrazio tutti, uno per uno. Ringrazio la mia famiglia perché mi ha dato dei valori che mi hanno permesso di essere qua oggi. Ringrazio il sindaco, l'assessore Iacolino, don Giuseppe Morabito, i carabinieri, il vicecomandante Riaco, il geo da Luciano Profilo, la preside dell'Istituto Conti, che ci ha affiancati nella sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza sul posto di lavoro e prevenzione degli infortuni. Nino Allegrino per la sua collaborazione e per il futuro supporto che ci darà. Grazie a nome mio, a nome di tutta l'Animil, a nome di tutto il Consiglio Territoriale di Messina. Un grazie speciale va al nostro presidente regionale Nino Capozzo e al consigliere nazionale Salvo Malaponti. Io vi ringrazio tutti, scusate perché sono emozionata, ma quello che ci tengo a dirvi è che siamo qua perché l'Ipali deve rinascere, tutti gli invalidi, tutte le persone fragili che purtroppo si trovano a combattere in queste situazioni difficili, non saranno più soli. Dobbiamo crederci, perché io sono qui per voi e siamo tutti al vostro fianco. Grazie a tutti di essere stati qua oggi.